grazie. Attività. Entriamo in un altro parco. Entriamo in un altro parco. Usciamo dal Parco Nazionale del Pollino, entriamo nel Parco Nazionale dell'Appennino Val d'Agri Lago Negrese. E chiamiamo sul palco il presidente Domenico Totaro. Buonasera. Presidente. Allora, sì, il parco è per la prima volta partner di questa iniziativa. Quando ci siamo sentiti non ha assolutamente dubitato se poter essere partner oppure no, per due motivi devo dire. Prima di tutto, il secondo lo diciamo tra qualche istante, e qui c'è una piccola grande sorpresa. Il primo perché ovviamente, come abbiamo detto anche per il Parco del Pollino, le attività sportive aiutano sempre a promuovere anche il territorio, e in questo caso il Parco Appennino Lucano vuole premiare proprio un atleta, sì, del territorio. Si tratta di Domenico Acerenza, campione di nuoto, fratello di Giuseppe Acerenza, entrambi di Sasso di Castalda, e parliamo di nuoto. Ciao, eccoci qua. Allora io prima quando l'ho visto, abbassiamo il jingle, grazie. Io prima quando l'ho visto ho detto subito, ti ricordavo molto più piccolo, però come vedete lo sport fa molto bene. Lui, Domenico, arriva da una famiglia di sportivi, perché Giuseppe, lo hai citato tu, Giuseppe Acerenza, che gestisce diversi impianti sportivi, in particolare la piscina di Moliterno, con grande successo, ma arrivi da una famiglia, perché tra l'altro sono presenti, e se Paolo li raggiunge, anche papà Acerenza e l'allenatore Sant'Arsiero, Gianni Sant'Arsiero. Eccolo, coinvolgiamo su. Lì. Allenatore. L'allenatore l'abbiamo lasciato in vasca, perché in effetti io sono il presidente, nonché allenatore. Ok, va bene, però salutiamo, sì, anche Vito, va bene. Sì, Vito in effetti è in vasca e lo sta aspettando già per domani mattina, che dovrà allenarsi. Non farà tanto. Per i suoi impegni, in effetti, prossimi impegni di nazionale, quindi è una cosa che ancora ufficialmente stiamo aspettando. Ma ufficiosamente abbiamo avuto già l'allerta dalla federazione, quindi lui farà parte certamente della rappresentativa juniores che andrà in Polonia a giorni, in effetti. Grazie mille, lo facciamo dire anche a lui. Domenico, allora parlaci un po' di te, mi deve dire, soprattutto la competizione con tuo fratello c'è? No, mio fratello ormai gestisce piscine, lo saluto, e non è potuto venire qui per impegni di gestione. A pochi giorni ci sarà l'apertura estiva della piscina di Moliterno, e niente, io partirò per la Polonia per i campionati europei junior, e niente. Che obiettivo ti sei prefisso? Già partecipare è un grande onore, e quindi già indossare la maglia della nazionale per la prima volta è un grande onore. Poi si va lì in Polonia e si cerca di dare il meglio, poi quello che diciamo esce va bene lo stesso. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Il momento del riconoscimento per... Prima, e poi parliamo con il presidente Totaro. Poi il presidente si ferma con noi. Domenico Acerenza, eccolo qui. Allora, chiedo a Bianca di recuperare anche un omaggio che aveva portato il presidente Totaro. Sì, un libro e un gagliardetto. Ecco qui. Il presidente ha portato degli omaggi per alcuni atleti. Ecco qua. Se ci spostiamo un po' più avanti, grazie. È un libro di tutti i parchi italiani, perché
La prima cosa è che noi dobbiamo essere sufficientemente informati e preparati quando giriamo l'Italia, il mondo intero è l'Italia, questi sono i 23 parchi italiani, c'è anche il nostro, va bene, fanne buon uso. Tra l'altro Domenico Totaro, presidente Parco Nazionale Appennino Lucano, ma anche di Federparchi Basilicata, ricordiamo anche questo. Ancora un applauso per Domenico Acerenza.